Ciao a tutti e benvenuti nella nuova sezione di video dedicati alle releases di Tableau rilasciate con la nuova versione 2022.1. Io sono Isabella e in questo breve video vedremo assieme le modifiche apportate alla barra degli strumenti su Tableau Online e Tableau Server. Tableau ha infatti ripensato la grafica per facilitare una migliore ricerca di tutte le funzionalità e strumenti nel momento in cui andiamo a consultare un workbook. Come possiamo osservare, la barra risulta già ad una prima occhiata maggiormente intuitiva. Partendo dalla sinistra, vediamo i classici pulsanti di navigazione che consentono di annullare, ripetere l'ultima operazione o reimpostare la vista originale, così come quelli relativi alle operazioni di refresh del data source. Troviamo poi un pulsante di accelerazione che permette di ridurre il tempo di caricamento iniziale per le viste con query di lunga durata. Troviamo poi il pulsante che consente di visualizzare il dettaglio dei dati, il pulsante di modifica che consente di entrare nella modalità editor e infine quello di vista che permette di salvare le viste appunto che sono state customizzate. Sulla destra invece all'interno del pulsante controlla sono state raggruppate le funzioni di sottoscrizione alle viste, metriche e avvisi. Questi ultimi consentono all'utente di ricevere un messaggio nel momento in cui i dati raggiungono appunto una soglia impostata. Sulla destra troviamo infine i pulsanti per l'aggiunta di commenti, il download dei diversi formati e la modalità di visualizzazione a schermo intero. Inoltre, sulla destra è possibile condividere appunto il workbook con altri utenti. Inoltre, la nuova barra degli strumenti supporta l'embedding per eventuali applicazioni esterne. Questa funzionalità è disponibile all'interno della barra degli strumenti e varia in base al livello di accesso dell'utente.